anni e tra l'altro mio padre è stato insignito della medaglia d'argento al valor civile perché è morto mentre stava cercando di salvare un bambino che era rimasto ferito sugli spalti. E... mio nonno, Tello Lorentini, è stato il presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime, è stato colui che ha combattuto di fatto la battaglia processuale citando l'UEFA e riuscendo ad ottenere la condanna dell'UEFA in un processo che poi ha fatto giurisprudenza. La sua è stata un'azione lunga, faticosa, anche perché ha trovato la reticenza delle istituzioni italiane, della Juventus che per tanti anni ha cercato sempre di mettere nel dimenticatoio la tragedia dell'Iselle. E mio nonno, tra l'altro questa è una ricorrenza quest'anno particolare perché mio nonno è venuto a mancare l'11 maggio scorso e devo dire che il suo esempio è stato per me ovviamente qualcosa che porterò sempre dentro di me. Credo che siamo arrivati in una fase in cui la memoria dell'Iselle vada allenata e preservata e manifestazioni come queste vanno senza dubbio in questo senso. Personalmente mi impegnerò per quella che è la mia parte a proseguire in quella che è stata l'opera di mio nonno per un calcio ed uno sport non violento. Quindi io innanzitutto faccio i complimenti al comitato che ogni anno organizza questa commemorazione e soprattutto cerca di tenere viva appunto la memoria dell'Iselle, cercando anche di preservarla, perché purtroppo ancora oggi in Italia dal punto di vista della cultura sportiva siamo indietro, basta vedere i cori, gli striscioni che ancora oggi a distanza di quasi 30 anni offendono le vittime dell'Iselle, ma qui apro una parentesi, secondo me non ci sono morti di Serie A, io condanno fermamente anche tutti coloro che magari offendono i morti di Superga o altre persone che hanno perso la vita ovviamente legate ad eventi calcistici e sportivi, quindi da questo punto di vista la condanna deve essere ferma perché bisogna cercare di cambiare questa cultura, è difficile perché purtroppo basta vedere quello che è accaduto anche in occasione della finale di Coppa Italia, ancora gli stadi sono zona franca e spesso volentieri terreno di battaglia, però credo che manifestazioni come questa che vogliono ricordare Claudio Zavaroni e le altre 38 vittime, come le manifestazioni che commemorazioni che facciamo ad Arezzo, ieri per esempio ero insieme a Francesco Caremani che è l'autore del libro sull'Iselle, un convegno organizzato in Toscana da un gruppo di un club di tifosi juventini, un gruppo di giovani tifosi e questo è importante perché fa capire come proprio le nuove generazioni vogliano vivere la loro passione per lo sport, per il calcio in maniera sana e noi dobbiamo lavorare soprattutto sulle nuove generazioni per educarle ad uno sport diverso. È una battaglia lunga però la dobbiamo combattere tutti insieme, anche perché chiudo con questa riflessione che anche amara, dall'Iselle l'Italia è stata fondamentalmente vittima perché la maggior parte dei morti sono stati italiani, però paradossalmente gli inglesi sono stati carnefici di quella strage, però se guardiamo oggi quello che è il calcio in Inghilterra, gli stadi in Inghilterra e la sicurezza in Inghilterra, mi viene da dire che dall'Iselle hanno imparato loro, invece noi che eravamo le vittime non abbiamo imparato poco e nulla, quindi dobbiamo ancora fare uno sforzo che è profondo, però ecco mi auguro che, cioè mi sto accorgendo anche in questi ultimi anni che anche da parte per esempio della Juventus con la presidenza di Andrea Agnelli qualcosa sta cambiando e io mi auguro che con l'aiuto di tutti, un passo per volta, una goccia per volta, riusciremo a portare in fondo questa battaglia. Grazie. Grazie.